È stata una mattinata all'insegna del virtuosismo, quella che ha visto protagonisti i numerosi tortoliesi erbataxini che la scorsa domenica hanno abbandonato i propri letti nelle prime ore del mattino per contribuire a rendere il suggestivo monumento naturale degli Scogli Rossi più pulito e accogliente in vista dell'imminente inizio della stagione estiva. Armati di buste, vanghe e rastrelli, i presenti si sono dati da fare per liberare l'area da bottiglie, cartacce e immondizia abbandonati durante i mesi invernali da passanti che, viste le condizioni del luogo, non hanno la più pallida idea di cosa significhi la parola rispetto. Uno spettacolo raccapricciante che ha spinto alcuni abitanti a mobilitarsi per tentare di riportare l'area allo stato originario. Uno di questi è l'imprenditore Andrea Balzano, promotore dell'iniziativa, convinto della necessità di operazioni di questo tipo volte all'accrescimento di un senso civico che troppo spesso fa sentire la propria mancanza tra i cittadini. Quando mi affaccio vedo sempre una situazione disperata sotto il profilo igienico, perché chiunque passa vedo che non si fa cura del sociale, dell'igiene, della pulizia, eccetera. Per cui ho radunato dei ragazzi e dopo aver ottenuto la partecipazione, il consenso della capitaneria e del comune che ci dà una mano nella raccolta, praticamente nella pulizia, abbiamo deciso di fare questa operazione. Il fine di questa operazione di fatto che cosa è? È intanto rendere il sito vivibile all'occhio e alle persone che l'attraversano, ma soprattutto dare un input affinché più persone si dedichino al rispetto della natura e comunque a contribuire al sociale. Questo in effetti è lo scopo dell'iniziativa. In prima linea, accanto al signor Balzano, erano tanti i tortoliesi impegnati nelle pulizie di primavera della scogliera erbataxina. Tra questi compariva il responsabile della raccolta differenziata di tortolì, il signor Antonio Secci, sempre presente durante iniziative di questo genere, molto lieto di poter collaborare insieme agli altri volontari, con i quali condivide il grande amore per la propria città. Stiamo cercando sempre di invogliare tutti i cittadini, diciamo c'è una presenza sempre numerosa, come l'anno scorso l'abbiamo fatta via la Capannina, è stato bellissimo, mentre invece quest'anno abbiamo deciso di fare questa manifestazione grazie all'impegno anche da parte del comandante dei vigili Marta Meloni, la dottoressa, e Andrea Balzano, che si sono impegnati a cercare di coinvolgere tutti i cittadini. Osservando il cielo limpido, le rondini che volano indisturbate e il tratto di mare cristallino nel quale sguazza felice uno splendido delfino, sembra quasi impossibile che tra i cittadini esista ancora qualcuno che non si renda conto della necessità di preservare le proprie ricchezze naturali. Eppure, molto spesso, sono proprio gli abitanti del luogo i primi a sottovalutarne il valore. A rendere ancora più sconcertante la situazione il fatto che quello delle rocce rosse non rappresenti un caso isolato. Sono molte, infatti, le aree tortoliesi vittime dell'inciviltà di cittadini senza scrupoli. Basti pensare alle decine di mini discariche sparse per le vie della città, oppure alle aree della zona industriale, costellate di vere e proprie collinette di detriti, calcinacci e resti industriali. Tra capannoni e terreni agricoli non è raro imbattersi in tante piccole pattumiere a cielo aperto. Uno scenario che non ha nulla in comune con le immagini paradisiache che siamo abituati a vedere all'interno di documentari e cartoline che ritraggono la zona. Da tanti anni ormai, i cittadini hanno la possibilità di usufruire di un servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta ed esistono dei numeri telefonici disponibili in caso di necessità di trasporto di rifiuti speciali. Per le vie del paese, inoltre, non mancano i contenitori per i rifiuti, ma nonostante l'impegno dell'amministrazione comunale e dei volontari, sembra che alcuni cittadini tortoliesi non abbiano alcuna intenzione di abbandonare le antiche abitudini. Per fortuna, però, esistono ancora persone capaci di mettere al primo posto il bene della propria comunità. Rinunciando a qualche meritata ora di riposo domenicale, i cittadini presenti nella mattinata del 3 giugno hanno dimostrato di avere molto a cuore il benessere del proprio territorio. Tra i presenti alla manifestazione, l'assessore all'ambiente Marcello Ladu, molto orgoglioso di poter collaborare attivamente con i propri concittadini. Ladu, convinto dell'importanza di supportare e promuovere iniziative di questo tipo, invita chiunque voglia partecipare al prossimo appuntamento, promosso dal Comune in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale e previsto per sabato 16 giugno nella bellissima baia di Cala Moresca. Ci auguriamo che i visitatori che invaderanno il paese nei prossimi mesi sappiano apprezzare il lavoro dei volontari tortoliesi e dell'amministrazione comunali, ai quali va un ringraziamento particolare per la preziosa collaborazione.